Anche lui, 11 giugno del 1969, a 9 ore e mezz'ora, si riunisse anche a Gandolfo in Via Donati 27 a Turin, e Gandolfo Professor Lorenzo, che agisce a suo nome e per delegazione ad Bono Ingegner Gaudenzio, Gribaudi Professor Dino, Fulcheri ingegner Giuseppe, Clivio professor Gianrenzo, Clivio professor Amedeo, Brero Camillo, anche per delegazione a Nicola ragionier Alfredo ed Mutura Armando, Pic dutur Vincenzo, Buratti dutur Gustavo, Calleri Iaco. Anarciamance alla buona tradizione piemontese, con cuore sincero e franca volontà, ha costituito la casa studi piemontese centro studi piemontesi e da galantom as suzzegno. Passati esattamente 50 anni dalla fondazione del Centro Studi Piemontesi e 35 dalla conversazione conoscenza e coscienza attuale del passato piemontese, che Renzo Gandolfo tenne al Circolo della Stampa di Torino il 31 maggio 1984, mettendo magistralmente a fuoco quella stratificazione millenaria di esperimenti e di acquisizioni costituente l'essenza della civiltà piemontese. Il messaggio di Gandolfo, nuovamente dato alle stampe in occasione del cinquantenario della Cada Studi Piemonteis, conserva un'attualità vigorosa, una lucidità cristallina e non cessa di indicare la strada per cementare, conservare e rinnovare una civiltà che merita di mantenersi e trasmettersi vitale ed espressiva, non solo in un contesto semplicemente internazionale o cosmopolita, ma anche, eventualmente, in un mondo globale che sembra volersi formare senza troppi riguardi per le identità e i valori locali o nazionali. Buonasera, eh, ringrazio tutti i presenti che hanno sfidato la calore estiva o quasi estiva, una giornata un po' pesante, eh, tutti valorosi e quindi grazie di cuore. Hanno dato anche la loro adesione spiritualmente la signora Maria Luisa Cosso e l'assessore Rosanna Purchia. Ti ringraziamo comunque per la loro cortesia e siamo qui per presentare una degli autori che hanno una grande importanza nel panorama della cultura piemontese. Eh, diciamo che dal punto di vista della nostra associazione amici del museo di Reale Mutua questa giornata vuole essere una sorta, non dico di sfida perché è meglio non sfidare nessuno, ma insomma una reazione nei confronti del covid, della guerra, della crisi economica, eh, che hanno impedito moltissimo l'attività dell'associazione. E quindi è una ripresa oggi che ci auguriamo di poter riproporre presto in tante, in tante altre occasioni. Diciamo che, appunto, dopo tutte le cose negative che ci sono. Magari quando uno vive nella normalità tende a disprezzarla un po' così snobisticamente. Forse adesso un po' di normalità ci farebbe piacere, quindi poter fare delle attività secondo quella che è la nostra tradizione e secondo quella che è anche una grande tradizione del centro studi. La relazione ha un titolo suggestivo, un presidio culturale, direi che è una definizione calzante. E come vedremo questa definizione vuole essere, io credo, un invito ad un'attività militante che è quella che il Centro Studi ha sempre svolto nella, nella sua ormai lunga storia. Eh, quando si entra nelle sale del Centro Studi Piemontesi, cosa che credo moltissimi di voi avranno fatto, si avverte subito un senso di partecipazione cordiale, amichevole, fattiva, sia che si vada lì per chiedere qualche consiglio su qualche libro interessante sulla storia del Piemonte, sia che si si voglia proporre addirittura una iniziativa editoriale, si trova sempre un, una comprensione, un'accettazione, un'accoglienza che sono, credo, una delle prime cose importanti che si avvertono venendo a contatto con questa benemerita istituzione. La relazione di oggi viene tenuta da tre persone che sono le signore... Tu sei un signore. che hanno un ruolo importante nel centro studi piemontesi sono direi e non voglio usare dei toni roboanti che non si addicono alla tradizione piemontese e tantomeno a quella del centro studi che ha seminato nei decenni scorsi tutt'altri semi che non quella di una ottusa rivendicazione di cose così poco interessanti, ma invece ha fatto un lavoro estremamente serio, estremamente professionale. Direi che queste tre persone sono tre personalità della cultura piemontese, che meritano veramente la nostra attenzione e il nostro ringraziamento per aver voluto offrire alla nostra associazione la loro presenza. Comincerei molto rapidamente, naturalmente, non voglio portare via spazio ai relatori. Albina Malerma, la colonna del centro studi piemontesi, è una persona per molti versi eccezionale che ha una passione che si avverte immediatamente quando si comincia a frequentare il centro studi, eh, una passione e una professionalità estrema, estrema. Quindi eh, al di là di tutti i suoi studi, al di là di tutte le pubblicazioni che credo si contino ormai a decine o centinaia, non so, comunque tantissime, è proprio la presenza importante che da molti anni eh, caratterizza la vita, le attività, eh, il ruolo nella cultura non solo piemontese, come vedremo, quindi eh, merita tutto l'apprezzamento possibile. La professoressa Rosanna Roccia, che è stata allieva di Carlo Pischedda, alla memoria del quale anch'io sono molto grato perché è stato per me un maestro veramente, anche se io non ero un suo allievo, lui era lettere, io ero giurisprudenza, però una personalità di altissimo livello, un uomo molto simpatico, cordiale, anche lui in linea col centro studi piemontesi, cioè niente albagia, niente cose pompose, ma tutta concretezza, tutte cose sentite veramente. E Rosanna è eh, una dei principali eh, autori di pubblicazioni importanti che riguardano naturalmente soprattutto Cavour, Massimo D'Azeglio e la direttrice o direttore, non direttora o direttore, direttrice, scegli tu quello che... <ride> Basta che non sia direttora. Direttore no, non mi piace. È stata direttore dell'Archivio Storico della Città di Torino, importantissima studiosa di Cavour, socia della Deputazione di Storia Patria e fa parte anche della Fondazione Cavour. Gustavo Mola di Nomaglio, sul quale non dirò nulla. Ci conosciamo credo ormai da un'antica amicizia, antica purtroppo nel senso preciso del termine. E... Credo che sia difficile dire tutto quello che riguarda Gustavo eh, dal punto di vista delle sue attività, del suo impegno continuo, del suo ottimismo, della sua voglia di fare, che lo hanno portato a essere uno scrittore estremamente ricco, che ha scritto dei libri fondamentali e senz'altro il massimo... Conoscitore della nobiltà piemontese, non temo smentite. E vabbè, insomma, la verità: sto dicendo solo cose vere, non sto dicendo che hai solo delle qualità, che quelle si sanno, hai anche dei difetti, hai anche dei difetti che però davanti a tutti non mi oso dire, quindi stai buono. Comunque, no, a parte gli scherzi, veramente tre personalità che saranno in grado, credo, di. Darci degli stimoli per tutta una serie di commenti incrociati che credo faranno, e credo che sia piacevole il fatto che siano così comunicanti tutti, quindi naturalmente poi se ci saranno delle domande saranno tutti contenti di, di rispondere. Gustavo ha scritto un sacco di libri, vorrei solo ricordare un'opera che forse non tutti conoscono, ma sono cinque volumi mi pare la bibliografia. Quante pagine sono? Mila. Duemila? Duemila a 4.000, eh. quindi che hanno dei riferimenti incredibili e precisissimi su migliaia e migliaia di figure, persone, non solo naturalmente della nobiltà piemontese ma anche di altri, di altri ceti. Quindi degli studiosi che hanno plasmato anche il centro studi piemontesi secondo dei modelli di eccellenza che sono quelli che caratterizzano questo centro. Adesso non voglio dire altro. Passo la parola a Albina Malerba e vi ringrazio ancora tutti per la partecipazione e buona serata. Grazie al presidente Enrico Genta, Ternavasio, per questa bellissima introduzione e soprattutto per l'invito in questo cortile di Palazzo San Giorgio, che è una cornice eh, bella, anche un po' arieggiata oggi che fa così caldo e eh, quando siamo stati invitati eh, ci pareva un bel momento per, tra virgolette, chiudere eh, l'attività del primo semestre del centro studi piemontesi. Eh, insieme al presidente degli amici del Museo di Reale Mutua vorrei ringraziare anche la Reale Mutua perché eh, in questi anni ha sempre avuto fiducia nel centro studi piemontesi e eh, non ci ha fatto mancare il suo sostegno alle nostre attività. Eh, ai saluti che Enrico Genta ha portato dell'assessore eh, de devo aggiungere eh, è arrivata una lettera del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che scusava la sua assenza e data la, il periodo e i problemi che sta seguendo lo comprendiamo benissimo e ehm, il senatore Mauro Marino che Ovviamente era impegnato in Senato, però ci ha fatto piacere, eh, inviti che abbiamo esteso non alla, a personali, ma così come circolare, come l'abbiamo inviato ad ognuno di voi, ci ha fatto piacere l'attenzione dimostrata eh, da questi eh, amministratori. Eh. Il tema che abbiamo scelto eh, è di parlare del Centro Studi Piemontesi. Eh, credo che um, diversi dei presenti eh, conoscono bene il Centro Studi, la nostra storia e che forse potrebbero loro stessi venire qui a parlare del Centro Studi. Eh, e quindi eh, chiedo scusa se a volte. Dico delle cose che a voi sono notissime, eh, però forse anche a noi stessi ogni tanto serve ricordare un po' che cosa è stato e che cosa magari proviamo a essere. Noi abbiamo più di 50 anni di vita come istituzione. Eh, è un'istituzione culturale che nasce nel 1969 per volontà di Renzo Gandolfo, capofila di una serie di intellettuali eh, subalpini, ma anche eh, di imprenditori, perché l'idea iniziale del Centro Studi Piemontesi, molto moderna per l'epoca 1969, era proprio che la cultura non era estranea al mondo economico che anzi la cultura, se, se interpretata bene, eh, se portata avanti con le giuste dimensioni e i giusti valori, era anche un, che poteva essere anche un valore trainante eh, e importante per l'economia. Questo oggi viene detto da tutti. Eh, il centro studi lo diceva nel 1969 e tanto è vero che insieme al Comitato Scientifico e al Consiglio di Amministrazione, aveva creato eh, nel 1970, subito dopo, la consulta. La consulta era una serie, noi abbiamo ovviamente eh, tutti i documenti, le lettere, eh, era, una era composta da una serie di imprenditori. Eh, piccoli imprenditori piemontesi, allora il presidente era Gaudenzio Buono, che li aveva radunati perché in qualche modo si sentissero partecipi dei progetti culturali, dei valori, della forza etica che il centro studi voleva proporre. I valori, gli intenti eh, dell'inizio. Che più o meno sono questi, li leggo per così almeno li abbiamo precisi, eh. Eh, i suoi obiettivi del centro studi, obiettivo strategico, l'attenzione al valore precipuo della memoria e dei saperi pluridisciplinari nell'ambito delle proprie iniziative culturali, non semplicemente no, come... Operazione nostalgica o accademica, che so, c'erano già in quegli anni tutte e due queste forze, naturalmente, altre istituzioni che rappresentavano questo, ma al contrario, come sostrato dinamico di sviluppo sociale ed economico dell'intera comunità. Eh, su questi valori, eh, su queste indicazioni, il Centro Studi ha lavorato. Uh, tutti questi 50 anni e la scommessa oggi è i prossimi, per i prossimi 50. I nostri obiettivi a cui abbiamo dato un titolo leggermente diverso, ma restano sempre quelli, mantenere, condividere e trasmettere la memoria, costruire il futuro, restando in grado di custodire la bellezza e i patrimoni. Culturali. Um, L'attività si è subito svolta avendo occhio in particolare all'attività editoriale, eh, quindi già nel 69, appena fondati sono usciti i primi libri, la pluridisciplinarietà, cioè storia, arte, architettura, poesia, lingua, eh, evidentemente Creando tutta una serie di collane editoriali. Oggi in catalogo abbiamo più o meno all'ingrosso 600 titoli, e eh, che ogni anno ne aggiungiamo 10 e quindi poi, ovviamente, c'è il lavoro per la condivisione dei saperi eh, e quindi abbiamo cominciato tutta una serie di attività, di conferenze. Di calcolarle non so, ma sicuramente sono migliaia. Nel periodo Covid che ci ha così un po' impedito la presenza, il dialogo, eh, la partecipazione in sede dei soci, eh, in qualche modo abbiamo fatto tesoro di questa difficoltà sviluppando una serie di attività online, video, clip. Che avevamo già iniziato, ma in modo un pochino meno eh, organizzato, erano più sporadiche queste iniziative. facevamo la conferenza, facevamo il video e i soci che sono in giro per il mondo potevano seguirle. E invece abbiamo sviluppato. E oggi posso dire, stiamo preparando un database, sono all'incirca 200 tra video. Eh, che abbiamo realizzato. Abbiamo cominciato anche con i podcast e sarà una delle attività che svilupperemo eh, ovviamente in questo periodo. Ho detto che è nata come associazione. Nel video, che forse che abbiamo realizzato per i 50 anni, c'è una frase molto bella che forse poi la si potrà vedere quando verrà messo il video della conferenza in in circolo, nel sito credo di, del museo, quando fondano l'istituzione, l'11 giugno 1969, terminano con questa frase. Il verbale è fatto in piemontese perché all'epoca era proprio una volontà di siglare bene che la lingua piemontese era uno dei temi della nostra attività e conclude così e da galantom a sussigno, da galantuomini firmano, e lì c'è l'elenco dei fondatori. Ecco, io credo che la chiave dell'attività, della presenza, del, della voglia di essere, di impegnarsi del centro studi piemontesi... Se dobbiamo dare una parola chiave, la parola chiave è questo, galantuomini, galantom, che è una parola desueta, eh, che però il nostro compito, mantenendo viva la memoria e lanciandola al futuro, è di farla ritornare di attualità vera. Ecco. Voglio ancora dire una parola: quando abbiamo organizzato. Diciamo tra virgolette i festeggiamenti per 50 anni di attività. Era il 2019, ovviamente l'11 giugno, eh, giusto in tempo prima che poi il mondo venisse rivoluzionato prima dal Covid e poi dalla guerra, eccetera. Ehm, abbiamo pensato di, che la, eh, la cosa più importante fosse. Ehm, mettere in piedi l'archivio del centro studi piemontesi. Abbiamo cominciato credo intorno al 2016-2017, oggi l'archivio ha la sua sala, abbiamo ristrutturato la sede, ha la sua sala apposita, creata appositamente, abbiamo potuto eh, fare i restauri grazie a una a un lascito, a una donazione di una socia carissima a cui abbiamo intitolato la sala archivio e Agar Pogliano che mai dimenticheremo, ovviamente, perché senza di lei non so se riuscivamo a portare a termine, potevamo fare delle cose, ma non tutta l'attività. Tra l'altro è presente eh, l'archivista eh, Andrea Ludovici e eh, una volta potrà parlare dell'archivio se gli amici sono interessati, vi dico due dati: 78 metri lineari di, ehm, di archivio, di faldoni, eh, la più parte sono, ehm, è l'archivio istituzionale, cioè tutta l'attività che abbiamo fatto, le persone, i protagonisti, eh, eccetera, eccetera. E un fondo fotografico di eh, circa 6.000 stampe a cui stiamo lavorando eh, per la digitalizzazione, cioè l'archivio non è mai finito, è finita la parte più grossa, ma si aggiorna in continuazione, quindi continuiamo a lavorare. Poi abbiamo, adesso non ricordo esattamente, ma dieci o più fondi eh, di personalità che hanno lasciato al centro studi il loro archivio. Uh, cito ovviamente Renzo Gandolfo, il nostro fondatore, ma uh, anche Giuliano Gasta Quairazza, uh, il fondo Tovez, il fondo Arrigo Frusta, fondo Drovetti, fondo Angelo Alessio e tutti rappresentano un patrimonio importante. L'ultimo che abbiamo messo oggi nel sito consultabile, l'inventario e l'indice, è una piccola parte ma significativa. Dell'archivio di Sergio Ricossa. Quindi, se andrete a vedere oggi, vedrete poi naturalmente l'archivio del nostro presidente, oggi presidente onorario Giuseppe Pichetto. Che sia fotografico sia di libri e di materiali, eccetera. 1969 il Centro Studi Piemontesi, 1972 si realizza. Un sogno accarezzato da Renzo Gandolfo, io ho trovato anche dei, delle citazioni, fin da quando era a Roma eh, presidente della famiglia piemontesa di Roma di realizzare una rivista di studi piemontesi. 1972 nasce, viene pubblicata la rivista Studi Piemontesi che nel, 2000, eh, nel 20 e 21 eh, è uscita con il cinquantesimo volume, cioè i cento volumi, abbiamo compiuto i cinquant'anni. Della rivista Studi Piemontesi parlerà Rosanna Roccia che ne è il direttore e quindi io l'ho già fatta un po' lunga, chiudo qua, poi se qualcuno vorrà chiedermi qualcosa sono a disposizione. Buonasera a tutti, grazie a Albina, grazie naturalmente al Presidente. Eh, Albina ha detto molte cose, io ne vorrei aggiungere una. Nel 2021 abbiamo appunto eh, festeggiato i 50 anni della rivista Studi Piemontesi. Ma questo festeggiamento è avvenuto in concomitanza con un, un altro evento molto importante per il Centro Studi Piemontesi che è stata la conclusione della pubblicazione dell'epistolario di Massimo D'Azeglio. 12 grandi volumi curati da Georges Virlogeux che fa parte del nostro comitato scientifico che vive in una bellissima casa in Provenza, avrà anche lui un caldo tremendo in questo momento però è un posto bellissimo, affacciato sui campi di lavanda ed è stata la sua fucina, la sua fucina nei momenti in cui ha lavorato insomma a tavolino, ma ha girato tutta Italia, parla benissimo italiano, pur essendo in madrelingua francese, è un carissimo amico e noi abbiamo proprio aperto il numero del cinquantenario dedicando a Virloge e al suo lavoro. Eh, il primo saggio della, della rivista. Adesso faccio un passo indietro. Eh, come ha detto Albina, la rivista nasce eh, nel 1972, il primo numero esce a marzo, l'idea è dei soci fondatori eh, del Centro Studi Piemontesi, l'anima vera della rivista è Renzo Gandolfo. Renzo Gandolfo che ha seguito la rivista eh, per 15 anni, ne è stato in, in realtà il direttore, pur non volendo assumere questo titolo, nella sua grande modestia, nella sua grande signorilità. Eh, io lo ricordo, lo ricordo con molta simpatia, perché è il primo saggio. Che ho fatto, l'ho fatto proprio per studi piemontesi e ricordo che Renzo Gandolfo eh, mi accolse con quel suo sorriso, quegli occhi trasparenti azzurri, gentile, molto serio, un vero gentiluomo e un vero galantuomo. Mi diede alcuni consigli, naturalmente. Io avevo alle spalle Carlo Pischedda, che era il mio maestro e che mi aveva tracciato la strada per arrivare poi insomma a fare altri lavori eh, via via più importanti. Che cos'è Studi Piemontesi? È una rivista interdisciplinare, il primo numero me lo sono portato perché volevo farvelo vedere. C'è un inserto che per me è un qualcosa di molto prezioso. Nell'inserto è detto lo scopo della rivista. Ve lo leggo. Studi piemontesi, rassegna di lettere, storia, arti e varie umanità. Rivista interdisciplinare, aperta alla collaborazione di tutti gli studiosi. Intende fornire un panorama complessivo delle attività culturali svolgendosi nella regione capace ad un tempo di documentare e promuovere lo studio e la ricerca sulla cultura e la vita nel Piemonte di ieri e di oggi. Eh, qui erano già indicati i membri del primo comitato scientifico, che allora si chiamava comitato redazionale. Ne facevano parte oltre eh, Renzo Gandolfo, Mario Abrate. Tutti ricorderanno questi nomi perché sono stati dei veri pilastri nella cultura non solo del Piemonte ma direi della cultura nazionale e internazionale. Allora Mario Bratte, Enzo Bottasso, Gianrenzo Clivio, Giuliano Agasca Queirazza, Andrina Griseri, Luigi Marino, Riccardo Massano, Narciso Nada, Carlo Pischedda e Gualtiero Rizzi. Dopo la scomparsa di Renzo Gandolfo nel 1987, eh, naturalmente la rivista continuò e passò sotto la direzione di Luciano Tamburini. Luciano Tamburini era direttore, eh, era uscito dalla direzione della Biblioteca civica di Torino, quindi era un mio collega, io mi occupavo dell'archivio storico e lui della, eh, della biblioteca. Eravamo molto amici, era una persona trasparente, gentile, anche lui un vero galantuomo, molto colto, ehm, stava sempre un passo indietro, era uno che non amava il palcoscenico, però era veramente un, una persona saggia e sapiente, io ho imparato moltissimo devo dire da lui. E Tamburini celebrò il trentennale della rivista con questa frase, nulla è cambiato se non la mano del seminatore e ed è quello che abbiamo cercato di fare anche negli anni successivi, anche dopo la perdita di Tamburini, che se n'è andato un giorno di agosto del 2010 in punta di piedi, proprio posando la penna. Aveva ancora corretto gli ultimi articoli pervenuti per il numero che doveva uscire a dicembre 2010, e di cui ci occupammo un po' insieme, Albina ed io, per portarlo a compimento ancora naturalmente col suo nome. E poi mi fu chiesto di occuparmi di questa rivista, cosa che feci con un po' di titubanza, ma insomma anche con, eh, con molto impegno. Eh, non avevo più il mio maestro Carlo Pischeda, perché era già anche lui andato, avevo però ancora in corso dei lavori grossi. L'epistolario di Cavour, l'epistolario di Rattazzi e insomma sono riuscita a portare a compimento l'uno all'altro. Ma la rivista è stato proprio un po', come dire, il lavoro a cui mi sono affezionata in modo più profondo perché la rivista dà modo di stare vicino ai collaboratori, accoglierli, discutere eh, dell'andamento dei lavori, accogliere anche. Non soltanto le, le firme, quelle solide, <ride> sei sicuro che ti portano degli articoli, dei contributi insomma, che funzionano, che vanno bene, che non hanno bisogno assolutamente di ritocchi, ma anche i contributi eh, dei giovani, perché io non vorrei dire che, che Studi Piemontesi è una palestra, perché palestra è un termine un po' ambiguo, nel senso che sembra un posto di esercitazioni dove insomma... Può andare bene, ma può anche andare male, no. Eh, studi Piemontesi è piuttosto una specie di mano aperta che accoglie tutti quelli che onestamente portano il loro contributo. E poi naturalmente il contributo viene valutato dal Comitato Scientifico. Qui ci sono alcuni membri del comitato scientifico attuale, c'è Costanza Roggero qui che mi aiuta moltissimo. Ma ci sono Giovanni Tesio, abbiamo perduto purtroppo quest'anno Andrina Griseri, abbiamo perduto l'anno scorso Gian Savino Penevidari che era il presidente del comitato scientifico e con la sua saggezza, la sua, il suo sapere anche ci dava molto. Anni prima avevamo perduto purtroppo anche Giuliano Gascacoiraz e siamo andati comunque avanti, portando però con noi sempre questo insegnamento che abbiamo ricevuto, perché secondo me la cosa più preziosa e più importante è proprio questa, di far tesoro di quello che c'è stato prima di noi, di non dimenticarlo, di fare le cose, di procedere in modo molto serio, molto concreto, di sapere anche dire dei no. Perché a volte arrivano delle cose che non funzionano ed è difficile, credetemi, respingere delle cose. Ma bisogna farlo, bisogna essere insomma, capaci appunto, di fare questo tipo di scelta. Cosa dire? Mi piacerebbe dirvi sull'ultimo numero. Eh, abbiamo dei eh, contributi interessanti perché cerchiamo sempre di essere anche un po' vicino all'attualità. Eh, ad esempio la rivista che deve uscire tra pochissimi giorni si apre con un contributo di Giovanni Tesio su Fenoglio e Pavese. Eh, C'è un contributo di Chiara Devoti e Enrico Gent, una nota su questo grande lavoro che ha fatto. Eh, Gustavo Mola eh, che ha raccolto i saggi, gli interventi del grande convegno eh, che è stato fatto. Non mi ricordo, aiutami nel 2016. Ecco, ecco. E, e quindi insomma, e poi c'è un contributo del già citato nostro bravissimo archivista Andrea Ludovici sulle raccolte fotografiche, insomma ehm, cerchiamo di conservare questa eh, interdisciplinarità che è un fattore estremamente importante. Eh, forse qualcuno di voi eh, si è chiesto ma che cosa vuol dire questo, eh, questa ruota? No, che compare in tutte le riviste e che caratterizza eh, studi piemontesi. Me lo sono chiesto anch'io più volte, c'è una didascalia in verità che dice che appunto è presa dal mh, ricettario eh, di Galeno da Pergamo, eh, ma io ho cercato di capire un pochino, o almeno di inventare, che cosa potesse significare? Ho dato la mia interpretazione. Voi sapete che ci sono delle lettere dell'alfabeto in questa ruota. Allora, secondo me, queste lettere dell'alfabeto possono voler dire la forza e la potenzialità della scrittura, ma anche della lettura, perché noi ci rivolgiamo dei lettori ovviamente. E poi ci sono questi cerchi della ruota, c'è questa. Ci sono le raggere e secondo me questo può essere, può voler dire, la circolarità della cultura che lievita, si espande, ma anche interseca altri percorsi. E poi c'è la fonte, no? deriva da questo ricettario antico. Stampato a Torino nel, nel 500 da un tipografo torinese, un certo Antonio Ranotto, molto famoso. E quindi questo secondo me potrebbe voler dire che noi dobbiamo avere cura, certamente del nostro corpo, della natura e tante cose, ma dobbiamo avere cura, tantissima cura del nostro passato, delle nostre tradizioni. Della nostra storia, perché la nostra storia, la storia del nostro Piemonte, è, fa parte della storia universale, noi siamo dei granellini in questa grande storia dell'universo. Infine c'è il colore. Voi sapete che ogni numero della rivista la ruota assume una coloritura diversa. Nel Cinquantenario è questo color dorato perché erano gli anni d'oro, no? celebravamo le nozze d'oro da rivista, ecco il colore lo sceglie albina. Albina è la nostra colonna, è l'anima del centro studi piemontesi, albina è un, una macchina da guerra nel senso buono del termine, nel senso che è piena di idee, piena di buona volontà, è, lavora tantissimo, è veramente... Un esempio per tutti quanti, giovani e meno giovani che ruotano intorno al Centro Studi Piemontesi. Io avrei ancora tantissime cose da dire, ma ne ho già dette troppe, vi chiedo scusa e vi ringrazio. La parola a Gustavo. Due telegrammi. Intanto. Chi eventualmente non conoscesse già Albina Malerbe e Rosanna Roccia ha visto che abbiamo a che fare con due donne granitiche, granitiche in tutti i sensi, con profili diversi, eh, che in qualche modo sono state scelte, potremmo dire, da Renzo Gandolfo, quel personaggio che continua ad alleggiare nella vita e nella storia del Centro Studi Piemontesi, che era veramente un po' speciale. Un po' speciale anche perché uno dei pochissimi uomini morti in tempi relativamente recenti che si può permettere il lusso di avere una via nel pieno centro di Torino, è perfettamente in linea con quelli che sarebbero stati i suoi desideri, perché si tratta del primo tratto di via dell'Arcivescovado che non ha numeri civici e quindi non ha costretto nessuno a cambiare carta d'identità o altri documenti. Il Centro Studi Piemontesi è molto felice di essere in questa sede, qui stiamo, abbiamo 50 anni di storia, ma presto Reale Mutua ne avrà 200, sta viaggiando rapidamente verso il bicentenario, nata nel 1828, la più antica società a incendi, protezione incendi d'Italia. E grazie a Dio, l'unica che resta a Torino, avessimo dovuto trovarci alla Toro, all'Italia Assicurazioni, alla SAI e così via, saremmo andati lontano. Quindi, un grande auspicio per ulteriori 200 anni della reale moto, che dovrà cambiare un po' pelle. Nel frattempo, suggerirei di cambiare quel murale. E sostituirlo con un logo della reale mutua, magari quello antico, un bello scudo sabaudo che si presterebbe moltissimo dal punto di vista quantomeno dei relatori. Il Centro Studi Piemontesi, ecco di Gandolfo, mi piace dire una cosa, vorrei, vorrei dire una cosa che mi ha sempre colpito un minimo. C'è una sequenza di fotografie al Centro Studi Piemontesi nell'archivio che è stato, come si diceva, recentemente riordinato, dove si vede, c'è un incontro con Gianni Agnelli e si vedono tutta una serie di persone che vanno a salutare Gianni Agnelli e si vede grossomodo questa scena, Gianni Agnelli diritto e tutti che si inchinano. Poi arriva Renzo Gandolfo e si vede Gianni Agnelli che si inchina, e Renzo Gandolfo diritto. Questo era un po' il suo carisma, aveva un carisma davvero particolare. Il centro studi piemontesi è una fucina di giovani, eh, diceva Rosanna Roccia il suo primo studio è stato pubblicato su studi piemontesi, Marazzini, presidente della Crusca, non esita a ripetere più volte che il suo primo studio è stato pubblicato su studi piemontesi, ma se noi analizzassimo le carriere di molti studiosi scopriremmo che i primi passi li hanno fatti in questa che Rosanna non voleva definire palestra, ma è in qualche modo una vera palestra culturale e quindi ha un'importanza straordinaria. Anche oggi i giovani ci sono, non sono coloro che frequentano magari le conferenze, che sono presenti a tutte le iniziative, ma sono coloro che presentano i propri studi. Rosanna e Albina hanno un bel problema in effetti a dire di no, perché non è solo un problema di qualità, ma normalmente tutti i numeri hanno una dozzina, una quindicina di articoli che non possono essere inclusi nella capienza prestabilita. Quindi il dire di no è qualcosa che è inevitabile anche quando un articolo è più che valido. I soci sono numerosi, non se ne è parlato, sono, i soci paganti grosso modo sono circa 800, eh, non tutti sempre, cioè il numero dei soci è più ampio però in regola con la quota associativa grossomodo anche, esiste anche una quota per i giovani un pochino ridotta quindi fa scendere un po' l'ammontare complessivo delle quote però grosso modo sono 800 i soci effettivamente paganti, il bacino è molto più ampio. Noi cerchiamo soci, noi abbiamo bisogno di soci perché gli sponsor istituzionali sono preziosi, ma anche i piccoli contributi dei soci sono importanti, dopodiché poi scopriamo che a Garpogliano e anche altri soci, Malbina citava la consulta del Centro Studi Piemontesi, in tempi in cui la situazione era un po' diversa, parlava di piccoli imprenditori, ma tra questi piccoli imprenditori io mi ricordo, ero ragazzo, mi ricordo un certo Rodolfo De Benedetti che, in fin dei conti, tanto piccolo imprenditore non era e che, quando morì, lasciò 15 milioni. Dico bene, posso odiare, non è un'informazione molto riservata perché credo risalga a 40 anni fa o giù di lì. Quindi, regalò al Centro Studi Piemontesi, destinò al Centro Studi Piemontesi 15 milioni perché ci credeva molto. D'altronde. Anche nei nostri consigli hanno sempre militato. Abbiamo un comitato scientifico, ma c'è anche un comitato direttivo. Hanno sempre militato con grande convinzione personalità di notevole livello. Cito solo un esempio: Gianluigi Gabetti eh, ha deciso che usciva ad un certo momento, non era più nella dovuta forma, nonostante fino a un'età estremamente avanzata, fosse iperlucido. E performante ha deciso che l'unico istituto da cui consiglio, da cui non voleva uscire, era quello del Centro Studi Piemontesi e quando se n'è andato era consigliere del Centro Studi Piemontesi perché lo considerava un fatto importante. Noi guardiamo al passato e guardiamo al futuro, non c'è niente nelle attività del Centro Studi Piemontesi che sia autoreferenziale autocelebrativo, fine a se stesso. Se voi guardate per esempio la raccolta dei video, eh, preciso che le visualizzazioni di YouTube non rispecchiano la realtà, perché eh, le visualizzazioni si moltiplicano nei social, quindi nei diversi social media che, utilizza, che vengono utilizzati dal Centro Studi Piemontesi e anche in alcuni blog che ospitano gli stessi video che non sono conteggiati da YouTube. E comunque poniamo il video sul, del volo su Torino, chi non l'abbia visto merita che vada a cercarselo nel sito del Centro Studi, non so se posso dirlo, comunque è un video che è stato inseguito da una grande emittente nazionale, ma il proprietario che è un nostro socio non ha voluto concederlo, conseguentemente lo si può vedere solo nel sito del Centro Studi piemontese, il volo di Torino su Torino nel, um, negli anni 20 dello scorso secolo ha superato le. è arrivato quasi a 50.000 visualizzazioni, anche se, anche forse oltre, anche se nel sito risultano 7-8.000. Quindi eh, non rispecchia la realtà. Ci sono i podcast, come diceva Albina Malerba, recentemente abbiamo fatto un accordo con Mondadori Focus e abbiamo iniziato con un canale de destinato ai Savoia, alla storia sabauda, a diversi aspetti della storia sabauda. Eh, che ehm, ci diceva Francesco De Leo, che è il responsabile in, in Focus Mondadori di questo canale, che nei primi pochi giorni di pubblicazione ha fatto 15.000 ascolti. cioè i vari, eh, I vari podcast Sabaudi hanno fatto 15.000 ascolti, ma dopo tre giorni dalla pubblicazione oggi non, ho, oggi non ho informazioni precise. Quello a cui noi guardiamo è un mondo molto ampio, una sorta di continente alpino. Perché parliamo di Piemonte? Sì, ma il Piemonte è anche una costola di un insieme politico e geografico molto più ampio, perché è una parte dello Stato o dello stato, degli Stati sabaudi. Quindi, noi parliamo di un piccolo continente alpino, di una piccola Europa delle Alpi. Sappiamo quel suggestivo detto, conosciamo tutti quel suggestivo detto che dice che le montagne dividono le acque ma non i popoli, anzi li uniscono perché ad una medesima latitudine eh, le condizioni di vita sono le medesime, sono le stesse, sono le, le condizioni dell'agricoltore sono uguali da una parte come dall'altra della montagna. E gli stati Sabaudi erano coesi all'insegna della dinastia che li reggeva, assolutamente unica eh, nel contesto storico europeo, e quindi noi guardiamo a un mondo molto più ampio del Piemonte, le coordinate sono internazionali inevitabilmente, guardiamo al Piemonte, guardiamo alla Savoia, guardiamo alla Liguria piemontese, guardiamo al Vaux, al Vallese, a tutti quegli stati che vedevano la presenza, quindi alla Brest, al Bouget, ovviamente a tutta la Savoia nella sua accezione più ampia. Quindi guardiamo a un mondo molto ampio e siamo in qualche maniera europei ante litteram con una convinzione e con delle motivazioni forse più forti dei luoghi comuni che talvolta si consumano attorno all'europeismo politico o di maniera. Credo che eh, il Centro Studi Piemontesi rappresenti una grande opportunità per Torino. Questa mattina ero a un presunto, lo chiamano così, ma non, non saprei definirlo esattamente in questo modo: corso per giornalisti, perché è obbligatorio per i giornalisti accumulare dei crediti formativi, altrimenti prima o poi vengono cacciati a pedate e eh, siccome qualcuno vantava un, eh, un forte commitment da parte della stampa, in particolare su un evento che si è consumato nei giorni scorsi, eh, io ho segnalato che forse sarebbe stato bene anche esercitare un presidio per guardare, non lo cito l'esempio, ma forse se vi viene in mente qualcosa può darsi che sappiate di cosa si tratta. Se i media esercitassero un presidio vero nei confronti del nostro patrimonio, pensiamo dal 1975 che cosa Torino ha perso, ma non lo dico per rimpiangere tempi migliori e via dicendo, lo dico per dire che... Possiamo forse recuperare qualcosa, possiamo dimenticarci delle sconfitte, delle perdite e via dicendo e cercare di seminare. In questo il Centro Studi Piemontesi, ripeto, senza obiettivi di autoreferenzialità, senza obiettivi di autocelebrazione, si pone come un candidato a sollecitare l'attenzione dei cittadini, delle istituzioni, delle aziende che sono sensibili a sponsorizzare la nostra cultura. Quindi io chiedo poi a chiunque, tutte ormai l'abbiamo scritto anche su questo depliant che contiene un invito, diventa socio, ecco la prima volta che pubblichiamo qualcosa in cui diciamo diventa socio, l'associazione tra l'altro, molti sono già soci, l'associazione ha un costo simbolico perché il costo è di 60 euro all'anno comprendendo due fascicoli della rivista che valgono da soli qualcosina di più e il 30% di sconto sulle pubblicazioni. Quindi essere soci è sicuramente un buon investimento. Il numero dei soci comunque è importante e quindi chi non lo fosse e fosse interessato io lo sollecito a pensarci e mi fermerei qui a disposizione per qualunque domanda. Ringraziamo i relatori, eh, credo che ci abbiano dato un'idea molto precisa dell'importanza di questo patrimonio di tradizione, di cultura e anche di modernità in fondo, perché il grande successo di una rivista è prima di tutto quello di continuare ad esistere io vedo per esempio nel campo universitario c'è una falcidia di riviste ci sono un sacco di riviste online ma la rivista tradizionale cartacea che ha un suo fascino di per sé e che ha comunque anche una tradizione c'è veramente una, un calo di interesse una perdita di testate in Europa incredibile cioè saltano in aria delle cose che sembravano dovessero durare per millenni quindi la, direi Primum Vivere, quindi la rivista prima di tutto ha il grande pregio di essere non solo viva ma vitale e in progresso sia per la serietà e l'importanza dei contributi sia per questa, credo, passione che anima abbastanza, magari non proprio tutti i soci, ma la maggioranza sicuramente sì. Quindi ci hanno dato i relatori un quadro importante. A me colpisce soprattutto... Eh, quello che veniva fuori da tutte e tre le, le relazioni, cioè l'idea che comunque c'è eh, un forte interesse per la concretezza, cioè siamo di fronte a dei programmi che non sono così eh, da Accademia a Ulsa eh, di quelle che possono essere le cose del mondo, ma qui c'è una precisa identificazione del centro studi come protagonista di un ruolo che deve essere molto attivo e che lo è, lo è sempre stato e ha tutte le premesse per continuare ad esserlo, per la difesa, per la tradizione, il presidio è importante e chiaramente eh, non siamo qui per fare discussioni lunghissime quindi chiudo subito, però veramente penso che sia importante sostenere queste, queste iniziative che trovano nel centro studio come si è detto e come avevo anche detto io all'inizio, un'accoglienza veramente calorosa, anche quando si deve dire di no, lo si dice con uno stile piemontese, quindi non si butta via niente, insomma, quindi questo è importante. Io ringrazio ancora tutti veramente, eh, la Reale Mutua non l'abbiamo ringraziata prima, ma volevamo ringraziarla in chiusura per questa disponibilità e ospitalità preziosa che ci offre in questo bellissimo... Luogo e quindi ringrazio ancora tutti. Speriamo di rivederci in occasione di prossime conferenze da organizzare. Covid permettendo, perché purtroppo abbiamo avuto un lungo periodo di inattività. Sì, infatti, quello aggiusta tutto nel senso che va bene. Grazie ancora a tutti. E c'è un piccolo rinfresco. Mi farete piacere di partecipare. Grazie.